Nel 2023 Riot Games cambierà il formato del campionato europeo di League of Legends, o LEC. L'anno competitivo sarà diviso non più in due split, ma in tre split. Non sappiamo ancora come è calendarizzato il tutto, ma ogni singolo split è suddiviso a sua volta in tre fasi. Nella prima fase ci saranno tre settimane di competizione, che vengono giocate il venerdì, il sabato e la domenica, e le partite sono partite secche, best of one. Quindi ogni team si affronta una singola volta e alla fine delle tre settimane vengono presi gli 8 team che hanno il miglior risultato e gli ultimi due team finiscono qua il loro viaggio per questo split. Cosa succede poi? Inizia la seconda fase. La seconda fase durante la quale c'è un formato GSL, che è un parolone molto complicato per dire la seguente cosa. In pratica questi 8 team si affrontano in serie alla meglio delle tre partite e quando tu vinci almeno due serie best of 3, procedi alla fase successiva. Se perdi due serie best of 3, invece sei fuori dai giochi. In totale quindi sono 10 best of 3 che vengono giocate, 5 la prima settimana e 5 la seconda settimana, quindi venerdì, sabato, domenica, 2 best of 3, 2 best of 3, 1 best of 3. Formato curioso, molto compatto, e poi si procede direttamente ai playoff. 4 team procedono alla terza e ultima fase dello split, dove si giocano soltanto best of 5. Quindi c'è un winner e loser bracket. Nel winner bracket vediamo i 4 team giocare inizialmente, i vincitori procedono all'interno del winner bracket, i due perdenti finiscono nel loser bracket, si scontrano tra di loro e poi affrontano lo sconfitto del match tra i due vincitori della serie precedente. Quindi in totale vengono giocate 6 serie best of 5 e poi si conclude lo split. Il che significa che si può strutturare in uno di due modi. Se vogliono andare estremamente compatti, il tutto si gioca in 7 settimane e poi si comincia poco dopo il secondo split, oppure si gioca in 8 settimane e comunque poco dopo si comincia il secondo split. Il punto problematico è che non sappiamo ancora come sarà calendarizzato tutto il 2023, perché sappiamo che ci saranno delle grosse modifiche anche ai mondiali e all'MSI, e di conseguenza, senza avere informazioni concrete su quello, e più che altro se il calendario europeo cambia con il formato totalmente diverso, altre regioni utilizzeranno lo stesso sistema oppure le altre regioni ognuna terrà il suo metodo e si arrangiano. Questo è il dubbio più grosso in assoluto e quello che un pochino mi preoccupa. Perché se l'Europa rimane collegata a questo formato, ma è l'unica a farlo, tutte le altre regioni avranno tempistiche diverse e quindi o l'Europa avrà un calendario agghiacciantemente pieno, veramente pesante per i giocatori, oppure si troverà addirittura nella situazione in cui dovrà aspettare tantissimo prima di una competizione internazionale, il che sarebbe davvero, davvero molto, molto strano. Se l'Europa propone questo formato, ma tutti gli altri invece continuano ad arrangiarsi, ci saranno delle grosse problematiche a livello di schedule e mi potrei immaginare che l'MSI e i mondiali magari verranno strutturati in maniera diversa. Però ci sono un sacco di risvolti positivi a questo formato. In primis, i team che devono andare alle competizioni internazionali hanno molto più lavoro da fare e molte più serie da giocare prima di arrivare agli eventi internazionali. La seconda è che questo ci dà anche una chance di, non dico eliminare i deboli subito, ma almeno di capire quali sono i roster più competitivi e più pericolosi. E la terza è questa. Se ogni singolo team ha la paura di essere eliminato fin da subito in quelle prime settimane, tutti investiranno più soldi perché sennò perderanno un sacco di visibilità all'interno del torneo e questo slot diventa estremamente costoso senza dare altrettanti benefici come prima. Quindi è una scelta curiosa da parte di Riot, è molto positiva per la competizione, ma ci sono un sacco di piccoli dettagli asterischi che dobbiamo capire come funzionano le competizioni internazionali nel futuro, come reagiscono le altre regioni a questo cambio di formato dell'Europa, come si inseriscono gli eventi internazionali tra questi eventi, tra questi split. Perché se giochi tutti quanti giocano lo stesso formato, potremmo vedere anche un evento internazionale in più. Se invece tutti giocano un formato diverso, potremmo invece vedere un risultato ben più triste, che è l'Europa che compatta queste due split iniziali prima dell'MSI, poi c'è l'MSI, poi c'è l'inizio del Summer Split, che possono trascinare un po' più a lungo. Per quale motivo? Perché tanto c'è tempo e non hanno modo di fare 4 split in totale durante l'anno. Vedremo, signore e signori, è un sistema davvero
davvero curioso, ma voglio sapere anche che cosa ne pensate voi. Quindi vi ringrazio, siete gentilissimi di aver guardato fino in fondo. Questo era un tipo diverso di video, ho provato a farlo un po' più compatto del solito, quindi fatemi sapere se vi è piaciuto più compatto così, oppure se preferivate magari un pochino più lento e, come faccio al solito, più corroborato da argomentazioni a tutto tondo, un po' più spiegato passo per passo. Ditemi voi nei commenti. Grazie mille per aver guardato questo video e noi ci vediamo al prossimo.